Cioè, hai ingannato un pubblico intero, hai ingannato dei programmi, hai ingannato delle persone che lavorano notte e giorno su queste cose. Ciao amiche, bentornate sul canale del femminile. Prima di guardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto e se lo avete già fatto di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi parleremo di Sara Affi Fella. In realtà è da un po' di giorni che se ne parla sul web, è un personaggio molto discusso, con una storia un po' controversa, che ha origine in realtà un po' di anni fa, tra le comparse di Canale 5, che poi ha scalato la vetta verso un Temptation Island. A Temptation Island l'avevamo vista con l'ex, che poi non è più stato ex, ma poi era ex, insomma, l'ex ragazzo Nicola Panico. Con il quale non era andata troppo bene, come sappiamo, nel senso che per problemi, insomma, un po' di infedeltà di lui, se vogliamo, e di comportamenti un po' scorretti, la storia non aveva preso una bella piega, il falò si erano lasciati. Dopo un po' di mesi di tira e molla, dove anche Filippo aveva indagato, se vi ricordate, comunque lei si era dichiarata single e per questo le era stato offerto il trono a Uomini e Donne l'anno scorso, quindi nella scorsa edizione. Lei ha subito accettato e ha iniziato questa avventura che è durata più o meno 7 mesi, in cui per buona parte, diciamo, del suo percorso come tronista è stata indecisa sullo scegliere Lorenzo o Luigi. Sceglie Luigi, ovvero quello che viene definito da tutti a Uomini e Donne il bravo ragazzo con la faccia pulita e un po' il classico tipo di uomo che tutte le troniste sognerebbero. In realtà la storia fra Sara e Luigi non andrà esattamente a buon fine una volta usciti da Uomini e Donne, perché cosa succede? Dopo sole 2 settimane di apparente calma e felicità, in cui tutto il web e tutti i fan di Uomini e Donne li elogiano comunque come coppia, Sara parte per una vacanza di Ibiza solamente con le amiche e di Luigi non c'è traccia. E anzi, proprio in quel periodo cominciano invece a circolare in rete dei video di loro due che litigano. Luigi conferma appunto che la loro storia è finita e che soprattutto è finita perché lui non si è sentito coinvolto appieno nella vita privata di Sara. Detto questo, a Luigi viene offerto il trono e viene offerto anche a Lorenzo, che era l'altro corteggiatore di Sara, e in effetti in questo momento sono entrambi i tronisti uomini alla nuova edizione di Uomini e Donne. In questi giorni che cosa succede? Che Sara decide di postare una foto che la ritrae con l'attuale fidanzato, ovvero Vittorio Parigini, che è un calciatore del Torino. Insomma, proprio questa foto lancia questa soffiata che fino a pochi giorni fa sembrava essere anonima, ma che abbiamo saputo che deriva dallo stesso Nicola Panico, ovvero il primo ex di Sara, definiamolo così, in cui rivela che effettivamente Sara ha ingannato tutti, redazione, pubblico, fidanzati, annessi e connessi. Perché in realtà quando lei partecipava come tronista Uomini e Donne stava ancora con Nicola. Ci sono degli audio WhatsApp che confermano le parole di Nicola e soprattutto ricordiamoci che Nicola a questo punto non ha proprio nulla da perdere. Nicola, a quanto pare, riusciva a vedere Sara e riusciva a passare del tempo con Sara grazie alla complicità proprio dei genitori di Sara, che a quanto pare portavano Nicola a casa di Sara nascosto nel bagagliaio. Tipo i pusher con la droga? E scene anche più assurde, perché ad esempio quando lei è uscita da Uomini e Donne, giustamente con Luigi, uno dei motivi per cui è finita è perché non si vedevano mai. Si sono visti per 2 volte, una delle quali Luigi è andato a trovare Sara a casa sua, e in quel momento c'era Nicola a casa di Sara. E niente, la madre di Sara l'ha nascosto nell'armadio. Perché Canale 5 insegna, l'avevamo già visto il Grande Fratello con Cecilia, che gli armadi sono sempre i posti migliori dove nascondersi. Perché Nicola ha deciso di rimanere con Sara tutto questo tempo? Tutto questo è successo perché a quanto pare Nicola dice di essersi lasciato un po', so, intortare da Sara in qualche modo, perché lui già la stava per lasciare nel momento in cui lei ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Ma lei in sostanza gli ha fatto un sacco di promesse leggermente fuffa, tipo dicendo: no, ma alla fine del programma lo lascerò, ci sposeremo, avremo dei figli. Addirittura gli ha promesso che il loro primo figlio lei lo avrebbe deciso di chiamarlo come il padre morto di Nicola. Cioè, ragazzi, questa situazione ha dell'assurdo, secondo me. Morale della favola, in realtà Nicola era molto convinto dalle parole di Sara e lo è stato fino a che non è stato fondamentalmente lasciato e ha scoperto la foto di Sara e Vittorio. Allora lì effettivamente due domande se l'è fatto, no? Perché la relazione di Nicola e Sara è durata bene o male fino a fine agosto, attorno al 30, ma a quanto pare Sara e Vittorio hanno iniziato a frequentarsi il 15 di agosto. Anche se non sei un genio, ci arrivi che prima o poi verrai scoperta. Cioè, due inciucci erano
ancora passabili, però tre. Cos'è successo esattamente adesso? C'è una vera e propria gogna mediatica nei confronti di Sara. Nicola passa per essere la vittima perché è lui che dice: io sono stato usato, sono stato sfruttato, sono stato rinchiuso nei bauli per vedere Sara, rinchiuso negli armadi, insomma un po' rapito tipo lui. Vittorio ha lasciato Sara in tronco appena tutto questo è successo e si è subito dissociato con una storia su Instagram dicendo: ragazzi, guardate, la storia fra me e Sara è finita, io non c'entro assolutamente nulla, non ne sapevo nulla, ciao e grazie, tanti saluti. Sara ha tentato di scusarsi con una story dicendo: scusate, non volevo farlo, ho fatto un grandissimo errore, ho sbagliato, lo so. Come dice anche Gianni Sperti, e ce l'ha raccontato in una sua stories, è il pubblico che devi convincere, il pubblico che ti ama, e il pubblico ti ama senza chiedere niente in cambio, lo fa gratuitamente, come sottolinea lui, no? Quindi lo fa per amore, perché ama te come persona, non perché fai effettivamente qualcosa di artistico. È molto importante se sei un personaggio pubblico televisivo come sei come persona, e lei sicuramente ha giocato un po' sporco, soprattutto sulla relazione di fiducia che aveva con i suoi followers, no? E scusarsi non basta, soprattutto perché tutta questa storia, come Nicola stesso ha poi raccontato, lei avrebbe messo in scena tutta questa, questi inciucci, questi intrighi, semplicemente per avere più followers, avere più collaborazioni, avere più soldi. Ti interessa la fama, non trovare l'amore sicuramente. Quindi, nonostante questo video di scuse che chiaramente non ha funzionato e nessuno ha boccato, i followers di Sara da 1 milione sono scesi ad almeno 800.000, Tant'è che lei è stata la più furba di tutte, perché ha chiuso il profilo Instagram come se l'avesse oscurato, perché tutto sommato, secondo me la furbata l'ha fatta, ha detto: quando le acque si calmeranno riaprirò il mio profilo e avrò di nuovo un numero discreto di followers. Hanno fatto bene anche i brand a dissociarsi, perché è giusto, perché l'immagine pubblica è comunque importante per nel mondo dei social. Lei credo che venga criticata non tanto per la sua scelta, per le sue scelte amorose. Quello che è grave, secondo non solo secondo me, ma secondo anche le persone che lavorano dietro la redazione di Uomini e Donne, le persone che hanno lavorato con lei, le persone che l'hanno conosciuta e che hanno partecipato a dei programmi identici ai suoi, quindi persone che sono uscite da Temptation, che sono uscite da Uomini e Donne, che sono state corteggiatori, troniste, tentatrici, appunto coppie, hanno tutti ribadito la stessa cosa, cioè hai ingannato un pubblico intero, hai ingannato dei programmi, hai ingannato delle persone che lavorano notte e giorno su queste cose, e lei si è presa proprio gioco di tutto questo sistema. Sì, su questo è assolutamente giusto che venga criticata e sicuramente che ci rimette. Forse se non riesci a stare al gioco del sistema non è giusto che tu ne faccia parte, tutto sommato, no? Ma io vorrei sapere cosa ne pensate voi. È vero che Nicola è la vittima della situazione o avrebbe potuto reagire prima, avrebbe potuto farlo in modo più discreto? È giusto che sia uscito allo scoperto oppure no? È giusto che Sara stia passando questa gogna mediatica o invece siete più dalla sua parte e pensate che andrebbe difesa e andrebbe capita, diciamo? Sicuramente nei prossimi giorni avremo un sacco di novità sul tema, perché appunto è quello di cui si sta parlando in questi giorni nei vari programmi, a Uomini e Donne in primis, quindi vi terremo aggiornata assolutamente su tutte le vicende prossime, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche!